Ciao, benvenuti in Iperpraxis, sono Croce. Come tutti i giovedì parliamo di ritmica. E la volta scorsa abbiamo introdotto le ritmiche funky e oggi proviamo a entrare un po' di più dentro questo argomento. Allora, la volta scorsa abbiamo visto fondamentalmente come iniziare a tenere delle ritmiche partendo da questo. Schiacciando l'accordo soltanto dei momenti in cui vogliamo farlo uscire. Per ora abbiamo fatto sul primo sedicesimo del beat, così. Poi abbiamo fatto sul primo e secondo. Primo e terzo. Primo e quarto. Oggi andiamo avanti e cerchiamo delle combinazioni un pochino più complesse. Queste combinazioni possono essere identificate soltanto se ti sei abituato, come abbiamo insistito la volta scorsa, a fare tutti questi esercizi battendo il piede. Se non batti il piede, quegli esercizi non puoi darli per fatti, ok? Anzi, l'asset percezione piede è prioritario. Poi la mano si inserisce di sopra, la mano destra, quindi hai una struttura di base che è questa. E se questa ha dei cedimenti è impossibile poi realizzare le ritmiche. Per esempio, se io metto l'accordo sul terzo sedicesimo di ogni beat, quindi qua, one chitarra, two chitarra, three chitarra, dovrei battere, è quella, sarebbe questo. Two, three, four. Ma se io non batto il piede, dopo un po' l'orecchio tende a percepire il punto dove c'è l'accordo come il battere, cioè viene ad andare lì, no? Ok? Per cui se non hai molto molto chiaro dove sta il beat, si perde tutto, si sgretola, e quando poi sei con una band non puoi permettertelo. Ok, quando sei su un palco, quando sei in studio, quando devi suonare per davvero, se ne va via tutto, si polverizza la tua consistenza ritmica. Quindi se hai dei problemi a battere il piede, lavora su quello, finché non hai risolto quello non venire a fare queste cose, perché ti fai del male, ok? Danneggi le tue possibilità di crescere e di suonare in maniera efficace. Se l'hai fatto, allora proviamo per esempio a far sentire soltanto il terzo sedicesimo, come abbiamo fatto qua. Solo il secondo. Il quarto. Oppure possiamo fare le coppie, ne avevamo già viste un paio, ma per esempio possiamo fare secondo e terzo. Oppure secondo e quarto. Terzo e quarto. Ok, questi qua sono esercizi più tecnici, no? Dalla prossima volta iniziamo a vedere degli esempi magari un pochino più musicali, però finché non hai fatto questi è molto difficile riuscire ad avere consistenza ed energia stabile per poter affrontare tutti gli esercizi successivi. Quindi qualunque sia il tuo livello, lavora su questi esercizi con intensità, perché veramente è la cosa più importante che puoi fare per ottenere un risultato efficace, forte, stabile, che ti permetta poi di suonare delle ritmiche vere senza dover penare o stare in affanno, arrancare appresso al basso la batteria, che viaggiano di solito come dei matti in questi contesti qua. Per cui dacci dentro, pratica, pratica tantissimo, ricordati di dare la priorità al piede e poi il resto, insomma, una volta che hai quello, il resto viene abbastanza da solo. Chitarra in mano e buona praxis.